Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo episodio del mio Let's Play Walkthrough di Ori and the Will of the Wisps. Il mio Let's Play Walkthrough registrato in 4K e 60fps da PC. Mentre Ori fa una luce incredibile che illumina tutto quello che c'è intorno, parliamo a Toc. Questa sorgente non è un posto in cui attardarsi. Queste ruote mi fanno fatto venire il volto a stomaco. Non sarei qui se non avessi perso quella bussola l'ultima volta che ci sono passato. Puoi aiutarmi a cercarla? Credo che sia al di là di quella porta. Vediamo di quale porta, un'altra missione secondaria comunque questa. Dobbiamo trovare il lago della bussola di Toc. Esattamente. Non hai ancora trovato la bussola? Non ti preoccupare, non mi muovo da qui. Va bene. Ora noi dobbiamo trovare il modo di avanzare in realtà qua. Lì possiamo andarci. Nella scorsa puntata avevamo appunto preso questa nuova abilità. Questo è uno shortcut che ci permette di andare su e giù in realtà. Eccoci qua. Questo è un muro distruttibile. E qui possiamo ottenere probabilmente un nuovo equipaggiamento, eh. Esattamente. Aia. Prova in inganno quel salto, perché mi sa che non era possibile farlo. Bisognava per forza appoggiarsi al muro di fianco. Ora, sotto dovrebbe esserci anche qualcos'altro, no? In teoria. Esatto, perché sopra si risale. Devo andare giù. Ok, stavo per cadere. Attiviamo la leva. Ed eccolo lì la nostra ricompensa, un frammento. Chissà cosa sarà. Perché non me lo ricordo davvero. Cosa c'è qui? Ok. Dammi un proiettile, grazie. Grazie di nuovo. E addio. Opa. Raccolta di vita. I nemici rilasceranno più sfere di vita. Ok, non mi serve, non mi piace. Proseguiamo. Perlomeno abbiamo preso anche quello. Questa ruota è molto grande. Altra esperienza, ottimo. Ma possiamo usare quella pianta per salire. Se solo riuscissimo. Ok. Proseguiamo da questa parte. Ok, altro shortcut per passare da una parte all'altra più velocemente. Ed ora possiamo entrare nella porta dietro al quale ci sarebbe la bussola del signor Toc. Eccoci qua. Abbiamo un Moki. Già, esplorare è più difficile di quanto pensasti. Soprattutto senza una borsa in cui... Oh, che borsa grande che hai! Posso averla? Oh, grazie. Tieni, prendi il mio vecchio sacchetto di erbe. Il sacchetto è vecchio, ma le erbe sono fresche, molto fresche. E continuiamo anche la missione dello scambio di oggetti. Un aroma pungente fuoriesce da questo sacchetto. Un aroma, eh? Dobbiamo consegnarlo a qualcuno che piaccia mangiare o a qualcuno che piaccia cucinare. Stupida pianta! Si possono ovviamente uccidere queste piante, eh? Non abbiate paura di attaccarle. Vi togliete un bel po' di problemi se vi danno fastidio. E si va giù. Qui si può usare la ruota per essere protetti da quei raggi. Oh, e qua c'è una parte che mi ricordo, eh già. Allora, prima di tutto andiamo di qua. Abbiamo una sfida di combattimento. Mi sto comportando malissimo in questa sfida. Volevo usare un po' il martello per far vedere quanto è forte.
Ma non sta andando bene. Ok. Però con tre colpi si ammazzano questi grossi, con il martello. E soprattutto non si fanno saltare gli scoiattoli se li colpite. Anche questo coso viene stordito. Bene così. Superato questa prova di combattimento. Abbiamo Offer qui. Questo vecchio mulino è un vero labirinto, ma non c'è tempo per trattenersi. Abbiamo ancora molta strada da fare. Io ho conoscenze da acquisire e tu hai un mulino da riavviare. E un'amica da trovare, giusto? Buona fortuna, non c'è tempo da perdere. Vai, Offer, vai. Noi dobbiamo distruggere questo bubbone per riattivare la ruota e sbloccarci il passaggio. Prendiamo dell'energia qui e proseguiamo. Ok, non ci sono parti segrete qui, no? Questa zona piena di spine, molto molto infida. Però possiamo andare lassù. Esattamente, di qua non ci siamo stati, eh? Ci sarà un segretuccio? Può darsi. Diamo sempre un'occhiata, ovviamente. Esattamente, c'è dell'esperienza. Contenitore di luce spirituale gigante. E uno shortcut. E di nuovo questa pianta. Meglio scendere, va. Abbiamo preso anche quella esperienza gigante. E si può proseguire. Ora arriva una parte molto molto interessante, che confonde tantissimo i nuovi giocatori. Intanto laggiù c'è un passaggio segreto, con dell'altra esperienza. E qui una leva da attivare. Ecco voi il mulino. In realtà è molto più semplice di quello che pensiate. Perché la via è comunque sempre solo una da poter seguire. Come vedete, qui si può andare solo in basso, anche la telecamera ve lo suggerisce. Bisogna prendere bene il tempo. E andare così. Ok, devo scendere di nuovo qui, ma l'abbiamo già preso, il nostro segreto. Quindi la leva questa volta è qua e la attiviamo. Ora di nuovo. Abbiamo un'unica strada da cui proseguire. Andare in alto. No, qui bisogna fare. Bisogna sfruttare bene la copertura che ci viene data per passare. Esattamente. Ecco fatto. E si può andare in basso. Anche qui bisogna prendere bene il tempo e andare. Altro giro di leva. E questa volta la telecamera ci suggerisce che la via è libera. L'uscita ci attende. Possiamo andarci da qui. Ecco qua. Ecco fatto, qui sopra nel frattempo c'è, mi sembra forse nulla oppure un segreto. Ok, niente. Bene, allora si può uscire. Il gioco salva e noi continuiamo. Qui c'è un po' di vita in caso vi servisse. Ecco come a me. Io il mostro li ammazzo sempre, come vi ho detto, perché è sempre tutta esperienza. Soprattutto grazie a quell'amuleto che ci dà ulteriore esperienza. Qui me la vedo male. Possiamo usare questo rampino per andargli sopra e usare il martello per stordirlo. Certe volte funziona, certe volte no.
Sono morto male. Ah, ok, è despawnato. Lo fa despawnare se si muore qua. Ok, un altro aiuto al giocatore, evidentemente, però respawna. Oh, va bene, allora va bene. Altro bubbone da distruggere. E così facendo, apre l'ultimo passaggio. La sommità della sorgente. Lì dentro dovrebbe aspettarci Offer in realtà. E qui c'è un passaggio segreto che non molti notano. Per poter tornare direttamente al punto di partenza. Ora si può salire. Da sopra hanno iniziato a girare gli ingranaggi. Qui abbiamo un altro Gorlek incazzatissimo. Aia, dai, pensavo di colpirlo con l'ultima spadata. Infatti sarebbe morto. Di qua abbiamo. Ok, si potrebbe andare volendo, eh. Vediamo la mappa. Potrebbe andare qua e poi tornare su così. Dai, proviamoci. Altrimenti che giocatore di Ori sarei? Ok, interessante qua, eh. Bisogna andare lassù. Qui serve essere abili. Aia. Infatti non lo sono stato. Riproviamoci, eh. Magari riprendendoci un attimo la mano risulta un po' più facile. Nope. Vabbè. Riproviamoci. Ok. E qua ci siamo. Anche qui ci siamo. Aspettiamo che passi quello e saltiamo. No! Ma dai, che cazzata che ho fatto. Ah, riparto da qua? Vabbè, continuo a prendere danno in maniera stupida. Facciamolo nella maniera giusta questa parte. Ecco fatto. Mi sembra di essere un criceto nella ruota. Non possiamo andare più su di così, quindi possiamo solo effettivamente entrare in questa zona. E qui possiamo forse fare un bel salto bello lungo per arrivare dall'altra parte, eh? Max range proprio. Opa. Ecco cosa c'era qui sopra. Il piedistallo per attivare la gara di questa zona. Che si trova in una zona che non abbiamo ancora trovato. L'inizio della gara. Però qui abbiamo un frammento. Rampino Ultra. Puoi agganciarti ai nemici. Questo può essere utile come può essere una condanna, quindi meglio non attivarlo. Ed ora arriviamo al punto finale. La sorgente una volta accoglieva una grande biblioteca, Ori. Il sapere scorreva come acqua tra le sue pareti. Ora molto di quello che c'era si è perso e l'acqua è immobile. Ok, lì a sinistra abbiamo Offer. Di qua abbiamo delle acque fetide, quindi non ci possiamo andare, però possiamo andare di qua. Anche questi potevano essere distrutti, eh. Intanto qui abbiamo un seme misterioso. Hai trovato un nuovo oggetto missione. Ha un bagliore fioco. Forse qualcuno sa di che seme si tratta? Lo scopriremo presto. Intanto parliamo ad Offer. Le leggende sono vere, spirito! La biblioteca della sorgente, guarda tutto questo sapere! Ma c'è qualcos'altro. Una presenza nauseante nelle vicinanze. Ne senti l'odore? Sembra provenire dall'alto. Ti dispiace controllare mentre sfoglio questi libri? Ah, beh, certo, cioè vai su a morire nella presenza nauseante mentre io leggo.
Tatticiatà, certo. Qui però intanto possiamo salvare. Ed è anche un buon luogo di teletrasporto questo. Si conferma che tutte queste cose nelle vecchie patch potevano essere distrutte e ti davano esperienza. Mentre qui sopra possiamo andare. Op! E prendere dell'altra esperienza, molto interessante. Però dobbiamo andare su. Dobbiamo salire. Eccoci qua. Siete pronti, ragazzi? Sì, no, sono morto. Riproviamoci. E abbiamo affrontato la missione. L'acqua scorre di nuovo fino al mulino. Porta la buona notizia a Quolok. Perfetto. Bene, siamo riusciti a fuggire anche dall'acqua. Ovviamente questa era una grande citazione al primo Ori, dove la prima fuga dall'acqua è ormai leggendaria per molti giocatori. Chi in modo positivo, chi in modo negativo, insomma. Perché è anche abbastanza difficile. Questa nuova fuga, secondo me, è un po' più semplice rispetto a quella del primo Ori. È molto anche più coreografica, però. È molto più dettagliata, molto più varia. Quindi, complimenti, si sono superati anche in questo. E questa, tra l'altro, è solo la prima fuga. E se avete notato, il mostro non è morto. Il mostro è andato dietro nello sfondo. Si è immerso nell'acqua, quindi quello lì è ancora vivo tecnicamente, eh? Ricordatevelo. Noi l'abbiamo solamente scacciato dalla sorgente. Abbiamo fatto sì che le acque ora le diventassero limpide, come nel primo Ori.
Guardate che bello anche l'ambiente subacqueo. Qui intanto, già che ci sono, prendo un globo di esperienza. E vi saluto perché questo video finisce qui. Ti ricordo di mettere un mi piace se il video ti è piaciuto, di commentare e di iscriverti al canale per non perderti i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto, al prossimo video!